Immaginate di voler fare un viaggio in Spagna, diciamo, e di chiedere a un amico che ci è stato qualche anno prima di disegnarvi a memoria una carta geografica della Spagna, delle città, delle autostrade, eccetera. E poi di andarci utilizzando proprio quella mappa ricostruita a memoria. Come pensate che andrebbe a finire? Buonasera a tutti, sono Bruno Medicina, trainer, coach, performance consultant o come spesso mi si definisce, qualcuno che aiuta persone e aziende a ottenere il massimo dei risultati. E siccome per ottenere buoni risultati è importante avere una corretta rappresentazione della realtà e soprattutto essere in grado di condividerla con altri, di questo parliamo oggi. Ora, come dicevo prima, muoversi in uno stato straniero con una mappa disegnata a memoria da qualcun altro probabilmente sarebbe praticamente impossibile, perché la memoria ci gioca brutti scherzi, a meno di non avere una memoria fotografica, sicuramente mettiamo strade dove non ci sono, inventiamo posizioni, creiamo, modelliamo, ma la nostra mappa disegnata a memoria probabilmente sarà molto diversa dal territorio. E comunque, qualunque mappa non è che una rappresentazione del territorio, secondo una celebre massima di Alfred Kozhevsky, che era quello che ha, uno studioso che ha fondato la semantica generale, ovvero il rapporto che c'è fra la realtà e la sua rappresentazione, che noi normalmente facciamo utilizzando il linguaggio. Ora, se muoversi in uno stato straniero con una mappa di qualcun altro sarebbe probabilmente praticamente impossibile, di fatto questo è ciò che facciamo quotidianamente nel momento in cui cerchiamo di comunicare con gli altri. Non ci rendiamo conto che noi abbiamo un'immagine mentale che riteniamo precisa, che poi esprimiamo con il linguaggio. Queste le parole che usiamo per esprimere la nostra visione della realtà vengono interpretate da chi ci ascolta secondo la sua mappa della realtà e quasi certamente le immagini saranno diverse. Poi normalmente abbiamo una approssimazione sufficiente che ci permette di capirci in maniera approssimativa, ma, e infatti questa è una fonte costante di malintesi, le due immagini sono sicuramente diverse. A un certo punto, se io dico casa, voi capite perfettamente di cosa sto parlando, ma io ho un'immagine particolare di una casa e ciascuno di voi, chi penserà a una villa con piscina, chi penserà a un appartamento, chi penserà a una casetta in montagna, eccetera. Vuol dire, ciascuno di noi ha un'immagine diversa della casa. Quando poi ovviamente si arriva a concetti astratti, la confusione è massima, perché tutti sappiamo cosa si intende per libertà, democrazia, amore, paura, carisma. Ma se dovessimo provare a spiegarlo utilizzando delle parole, saremmo probabilmente in difficoltà. E soprattutto non sapremo esattamente come queste parole verranno interpretate dall'interlocutore. Tutto questo discorso per dire che è importante, infatti è uno dei pilastri su cui si fonda la programmazione neurolinguistica per chi ha studi in questo senso, cioè riuscire a scoprire qual è l'esperienza sensoriale, qual è l'immagine che ci si proietta quando si utilizza una parola particolare, e trovare il modo di scoprire come questa viene rappresentata nella mente dell'interlocutore è la chiave per migliorare la nostra comunicazione. Ovviamente non posso fare qui esempi che richiederebbero ben altro tempo, ma di nuovo non posso far altro che consigliarvi di cercare materiale che si trova gratuitamente sia scritto che in video
su internet e cercare di capire un momentino questo concetto di mappa e territorio, perché nel momento in cui ci rendiamo conto che mentre il territorio è uno, ma ciascuno di noi ne ha una rappresentazione diversa, in perfetta buona fede, questo ci può aiutare moltissimo a migliorare la nostra comunicazione e il modo in cui riusciamo a ottenere risultati comunicando con le altre persone. Buon proseguimento di serata!